pensato nella mia vita tranne di venire a parlare da questa parte del tavolo di Piazza Venti, ritenendomi io ancora quasi una frequentatrice della piazza. Quando sono stata invitata, insomma, ho messo un po' in fila i pensieri su questo luogo, perché invece io ce l'ho una data per orientarmi in questo posto, la data in cui secondo me è cominciato un percorso di normalizzazione non soltanto di questa piazza, ma di un modo anche di rapportarsi con la popolazione studentesca, e che secondo me è proprio emblematico e simbolico. È stato quando sono stati tolti i totem di Gio Pomodoro da questa piazza qui. Quel giorno io ho pensato, qui sta finendo qualcosa, perché i totem, che erano due sculture di materiale più o meno ferroso, che erano più o meno dov'è quella pianta, comunque erano un simbolo di questa piazza, così come quel muro laggiù dove venivano affissi i Tazebao, così come il piccolo dove si andava a prendere un caffè tra un'assemblea e l'altra, così come le sedi politiche che erano aperte lì dove ci sono adesso gli uffici comunali, così come la centrale di sotto, che era quella lì, era la mensa centrale, così come la centrale di sopra, che era la mensa lì, così come gli uffici lì dove andavamo a prendere i buoni pasto per poter andare a mangiare nei ristoranti che erano qui intorno e che avevano comunque un rapporto con la popolazione studentesca. C'erano i primi ristoranti vegetariani in Via del Carro, cominciava comunque anche un'idea tra virgolette della ristorazione, che non è quella attuale del cibo spazzatura che vediamo in queste vie, comunque come unica offerta nei confronti della popolazione giovanile. Perché togliere i totem da Piazza Verdi non significava soltanto che Gio Pomodoro, che comunque era un artista internazionale, diciamo così, sbaraccava da questo posto, significava anche un'altra cosa, che questa piazza doveva comunque mettersi in linea con un'idea di trasformazione dell'università, che era un progetto abbastanza grandioso, complicato, faraonico, che passa attraverso le celebrazioni dell'Alma Mater e che approda ad un punto fondamentale: l'ingresso del privato nell'ambito universitario. Da quel punto in poi nulla è più lo stesso, da quel punto in poi lo studente non è lo studente, è il cliente, da quel punto in poi c'è anche una mercificazione del rapporto studente università, che era un qualcosa che prima non esisteva, nel bene o nel male questa cosa non esisteva. Da quel momento in poi la piazza, che era la piazza comunque dei movimenti, che sicuramente era stata attraversata non soltanto dai movimenti sociali, dalla repressione, dall'enorme tragedia della morte di Francesco Lorusso, dalle carcerazioni che c'erano state. Io arrivo a Bologna e tutti quelli prima di me erano finiti in galera, era una specie di terra bruciata, cioè tu attraversavi i percorsi politici e sapevi che qualche tempo prima quelli che stavano lì erano stati arrestati. Non era un clima potabile, molto potabile, quello dell'università. Effettivamente nella metà degli anni Ottanta, quando io arrivo, la piazza era buia, era piena di tossici, le immagini dei disegni di Pazienza sono emblematici, erano tutte qua le figure. Attraversavo la piazza e non riuscivo a capire, quelli erano i miei studi antropologici, psicologici e sociologici, come facessero i tossici a raggiungere un'inclinazione con il terreno che a volte era pari a 30 gradi. Ho sempre pensato che cosa ci fosse nel rapporto con le sostanze che vincesse la gravità stessa. Però c'era un rapporto, c'era un ragionamento, non c'era quella distanza, una distanza abissale tra noi e le persone che sono dall'altra parte del portico. Noi anche riteniamo che lì ci sia un problema. Non c'era in questa piazza quel tipo di distanza che invece in questo momento c'è, che non è soltanto una distanza culturale, una distanza di percorsi, una distanza a livello di
che si misura a livello di ricchezza e povertà, è proprio che c'era un rapporto anche con la persona che ti collassava davanti, così come c'era un rapporto con le persone che partivano per un volantinaggio, così come c'era un rapporto anche con l'università della quale mettevi in discussione i progetti di trasformazione verso un orizzonte che tutto sommato è quello attuale. A considerare questo luogo come un problema, di preciso non lo so. So soltanto che però anche nel 2005 si è creata, nel 2005, 2006, 2007, eccetera, si è creata una frattura importante, cioè sono passati dei progetti politici importanti su questa piazza. Anche su questa piazza, oltre che nelle vie limitrofe al Pratello e comunque con la popolazione giovanile, si sono sperimentate le campagne di legge e ordine di Cofferati. Perché Cofferati non è che si sveglia una mattina e dice: cazzo, non andate più a bere la birra dopo le 10 perché a me gira così. Una campagna precisa, orchestrata, che nasce naturalmente dalla necessità di gestire tutta una serie di fenomenologie complesse senza soldi, a costo zero, e che inizia con la famosa ordinanza che vieta la vendita della birra, al quale rispondono tutti con la creazione del famoso adesivo, la foto di Cofferati sulla foto dell'omino della birra Peroni e la scritta: questa è la birra Peron, quindi richiama il peronismo. Ma poi si continua, perché Cofferati lancia la campagna, diciamo così, ruspa nei confronti dei baraccati sul Lungo Reno, e anche lì continua la campagna rivolta alla normalizzazione della città, e va avanti fino a quando chiede il patto di sangue, cioè la sottoscrizione del famoso documento sulla legalità, una cosa che mi sono riscaricata da internet e che obiettivamente è veramente ridicola vista oggi, vista con il senno di poi, con gli occhi di tutto quello che succede. Cioè nel 2005-2006 Cofferati chiede a tutti i suoi alleati di governo di firmare un documento nel quale aderiscono ad una sua personale e assolutamente generica e generalista idea della legalità, nella quale si dice: per contrastare tutti questi fenomeni, e cioè i fenomeni connessi con, diciamo così, la vita notturna e quindi gli stili di vita giovanili, i fenomeni connessi con le problematiche degli immigrati, tutti i fenomeni connessi con le occupazioni conseguenti, diciamo così, agli sgomberi violenti, eccetera eccetera, dovevano cessare, perché tutta la città doveva confluire su un unico concetto, e cioè che bisognasse aderire ad un percorso normativo di tipo classico, diciamo di tipo anche abbastanza retrivo, in base al quale le leggi vanno seguite a tutti i costi. E l'unica lettura, diciamo, che si può dare non è una lettura costituzionalmente orientata, nel senso che comunque la legge deve contenere sia legalità che giustizia, intesa come giustizia sociale, come ripartizione di risorse, ma solo secondo un unico tipo di orientamento, e cioè la legge deve essere chiara, le regole devono essere chiarissime: dopo le 10 non si beve birra, dovete smettere di rompere i coglioni in tutti i luoghi della città dove vi riunite, dove scocciate, dove contestate tutto, anche perché è in programma una crisi, anzi al tempo dicevano siamo in crisi, quindi non abbiamo risorse, e comunque sicuramente si era all'inizio di una campagna in base alla quale non c'erano più soldi per il sociale, non c'era più soldi per una politica giovanile, non c'era più soldi per nulla, se non naturalmente per i soldi progetti faraonici e il People Mover e tutte quelle altre naturalmente belle opere colossali, alta velocità eccetera, che poi negli anni hanno visto l'applicazione poi alla fine anche penale della normativa che era tanto invocata da una parte diversa rispetto a quella nei confronti rispetto a quella per la quale si voleva venissero in qualche modo emessi dei provvedimenti.